Ringrazio il Signore, fratelli e sorelle, per questo dono che è la celebrazione del mistero del Cristo presente nella parola e nel sacramento per tutti noi. Vi saluto tutti, carissimi aderenti ai gruppi di preghiera di Padre Pio, e in qualche modo ho tanti ricordi dei gruppi di preghiera nei tanti anni che ho condiviso con voi questa ricchezza che l'intuizione profetica di San Pio ha donato alla Chiesa. Siete qui per il vostro convegno annuale, il 34esimo, e il tema che l'Arcivescovo ha proposto a tutti voi è una parola di San Pio da Pietrelcina: aiutatevi con la lettura dei libri santi, grande pascolo dell'anima e di avanzamento nella via della perfezione. Carissimi, dobbiamo essere ben consapevoli: l'ascolto della parola nella liturgia si fa sacramento, si fa segno certo di salvezza. Nella misura in cui questa parola l'accogliamo, cambia la nostra vita, la rinnova, la inonda di quella grazia particolare che la parola rende sempre attiva, una parola che non cade mai nel vuoto, la parola di Dio che è viva e compie sempre ciò che annunzia. Il tema di questo 34esimo convegno dunque parte da questa parola di San Pio, la lettura dei libri santi. Voi sapete, come molti di voi lo sapranno, come ci ha definiti, c'ero anch'io quel giorno in piazza San Pietro, il 14 ottobre 2016, nel 50° anniversario della realizzazione della Casa Sollievo della Sofferenza, come Papa Benedetto XVI ha definito i gruppi di preghiera. È quella parte dell'opera di Padre Pio che bussa continuamente al cuore di Dio, come un esercito di intercessori e di riparatori, per ottenere le grazie necessarie alla Chiesa e al mondo. Dunque due grandi momenti che realizzate nella misura in cui la preghiera accompagna continuamente il vostro crescere nella fedeltà a questa intuizione di San Pio: intercedere e riparare, domandare e in qualche modo pagare con la nostra vita ciò che è stato tolto alla bellezza di quella grazia che ci esalta e ci rende figli di Dio. Oggi però celebriamo la memoria liturgica della Vergine Addolorata. Abbiamo ascoltato questi due versetti del Vangelo di Giovanni. In fondo la scena la viviamo questa sera. Ai piedi della croce c'è Maria e c'è il discepolo che gli amava. Siamo tutti quanti noi i discepoli che Gesù ama. Siamo qui dunque a vivere questa parola grande che dall'alto della croce Cristo Gesù consegna a tutti noi, alla Chiesa. Sappiamo che nel Vangelo di Giovanni di Maria si parla solo due volte: all'inizio della vita pubblica di Gesù e al termine, a Cana di Galilea per il miracolo a una festa di nozze e ai piedi della croce con la parola che Gesù rivolge alla madre e al discepolo che egli amava. Solo due brevi versetti nei quali quasi tutti i padri della Chiesa vedevano, nelle parole del Cristo morente, solo un gesto di pietà filiale con il quale Gesù morente affidava la madre al discepolo prediletto. Più avanti, nella riflessione teologica e dei padri della Chiesa, si diffuse un'altra lettura. Al Calvario Maria diventa la madre di tutti i credenti. Nei due versetti che abbiamo ascoltato torna per quattro volte la parola madre.
C'è come un trasferimento di possesso. La donna che fino a quel momento era la madre di Gesù, d'ora in poi, per volontà di Gesù, sarà la madre del discepolo. E colui che fino a quel momento era il discepolo che Gesù amava, diventa adesso il figlio della madre di Gesù. Solo pensando a questo scambio avvertiamo tutta la ricchezza di questo gesto, di questa madre che ci viene donata. Non siamo più anonimi, ma siamo figli di questa madre che è per noi. Questo versetto allora non può descrivere soltanto un atto di pietà filiale. Questo versetto segna in qualche modo l'inizio di nuovi rapporti spirituali tra la madre di Gesù e il discepolo prediletto. Possiamo dire che parte da questo versetto un sicuro fondamento alla maternità spirituale di Maria. La madre di Gesù non è nominata con il suo nome, conta la sua funzione di madre. La madre di Gesù al Calvario diventa una figura della Chiesa che nasce al Calvario. Allo stesso modo, il discepolo che Gesù amava rimane anch'egli anonimo, perché come la madre di Gesù è una persona rappresentativa. Il discepolo è l'uomo della fede, è il rappresentante dei discepoli che nella relazione a Dio siamo diventati fratelli di Gesù. Nella sua persona, in Giovanni, tutti i credenti erano presenti alla croce, c'eravamo anche noi, e diventavano figli di Maria e allo stesso tempo fratelli di Gesù. E l'Evangelista aggiunge, e da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Secondo una interpretazione corrente, queste parole significano che da quel momento il discepolo prese con sé Maria a casa sua. San Bonaventura legge così: il discepolo, dopo le parole di Gesù, l'accolse come sua, cioè come sua madre. Era la risposta del discepolo fedele, la risposta di tutti i veri credenti all'ultima volontà di Gesù. Possiamo dire che questi due versetti hanno un valore ecclesiologico. La madre di Gesù diventa la madre del discepolo e di tutti i discepoli. Possiamo in qualche modo dire che la madre di Gesù, ai piedi della croce del suo figlio, diventò la madre della Chiesa. Il discepolo prediletto rappresenta tutti i discepoli di Cristo, i singoli credenti nella Chiesa. Possiamo ben dire che l'ultimo atto di Gesù, prima di morire, è stato quello di fondare la Chiesa nella persona della madre e del discepolo prediletto. Maria allora ai piedi della croce diventa la madre di tutti noi, in quanto è la figura della Chiesa. E allora per noi non può non risuonare la parola della madre, quella che Maria dice ai servi di Cana di Galilea: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Maria non è la madre soltanto del nuovo popolo di Dio. La madre è la madre di tutti, è la madre dell'umanità che cerca al Calvario una risposta di redenzione e di salvezza. La donna che sta sotto la croce e partecipa attivamente e passivamente al sacrificio del Calvario è realmente la Chiesa tutta. E Cristo cosa fa? Affida al discepolo sua madre. E questo non perché se ne prenda cura come fa un figlio con la madre, ma perché a colui che è diventato amico del Maestro, fino a diventarne il prediletto, Gesù concede in premio il dono di sua madre. È come se Gesù dicesse al discepolo: se mi seguirai fino in fondo, fino al supremo sacrificio, diventerai un altro me stesso. Potrai dire: sono il figlio di Maria, sono Cristo stesso. Ai piedi della croce sul Calvario, la immedesimazione tra Cristo e il discepolo è totale. È come se sul Calvario si raggiungesse il vertice
dell'amore, dare la vita per gli amici. Tra Gesù, Maria e Giovanni si forma come un circuito di amore che idealmente li unisce e li confonde. Sappiamo che Gesù, morendo, ha effuso il suo spirito sugli uomini. Da quel momento, in qualche modo, siamo diventati Cristo. Abbiamo in qualche modo acquistato la forza per poterci immolare per gli altri, per realizzare il precetto nuovo, il testamento di Gesù. Amatevi come io ho amato voi. E l'Evangelista aggiunge: da quel momento il discepolo la prese con sé. Quale privilegio, quale tremenda responsabilità essere figlio di Maria, prendere il posto di Cristo. Se pensiamo a questo con fede, è enormemente grande e impensabile quello che accade, questo scambio. Prendere il posto di Cristo sotto questa madre che diventa madre di tutti noi. C'è un'esperienza che noi adulti facciamo. Comprendiamo veramente nostra madre quando diventiamo adulti maturi, quando non abbiamo più bisogno delle sue cure, ma sentiamo come il peso del suo esempio, la forza e la tenacia nel sacrificio e nelle lotte per la vita ci accompagnano nella vita di adulti, quasi obbligandoci all'imitazione. Quante volte ci sorprendiamo in alcuni gesti, in alcune parole? Ecco, mia madre. Vediamo in noi stessi la proiezione di qualche segno, di qualche gesto, di qualche dono, di qualche capacità di donazione totale in qualcosa di bello e di grande che noi facciamo. L'abbiamo visto fatto da colei che ci ha dato la vita, da madre nostra. Da adulti maturi, quando non abbiamo più bisogno delle cure della madre, sentiamo l'accompagnamento del suo esempio, della sua testimonianza. La forza, la tenacia nel sacrificio, nelle lotte per la vita, ci accompagnano nella vita di adulti, quasi obbligandoci alla imitazione. Un cristiano diventa vero figlio di Maria quando sente tutto il peso di questo nome. Possiamo immaginare gli apostoli, insieme con Maria, tesi ad ascoltare da lei le meraviglie del suo divin figlio con una tinta di commozione. E qualche volta magari le dicevano: sì, hai perduto tuo figlio, hai acquistato però tutti quanti noi. Immaginiamo la sua risposta: sì, ma solo se fate quello che egli vi ha detto e se date la vostra vita come ha fatto lui. Erano le parole con le quali la madre continuava a dare speranza e fiducia agli apostoli, che tornavano da lei scoraggiati, delusi per le persecuzioni, i rifiuti, i processi. La sua risposta non cambiava, era sempre la stessa: fate quello che egli vi ha detto e vi dice. Quale grande mistero, quale grande fatica viene vissuta da Maria, chiamata a diventare madre dei credenti, nel momento in cui perdeva l'immagine fisica del figlio. E da quel momento la forza del dolore si cambiava in attesa dei nuovi figli, ai quali doveva parlare del figlio, ai quali doveva trasmettere l'immensità dell'amore con il quale il figlio aveva donato la sua vita. Ecco, questa sera la madre addolorata ci parla così. Anche noi, come gli apostoli, tante volte corriamo a lei. Quante delusioni, quante fatiche, quante sconfitte. A volte ci sentiamo incapaci di seguire la parola del figlio suo e corriamo a lei. E lei ci conforta, ci sostiene, ci incoraggia. Fate quello che egli vi dirà e otterrete tutto.